Carissime, vi do il bentornato, il benvenuto per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica, che è giunto alla puntata numero 20. Stiamo lentamente, ma anche speditamente andando avanti, e questa sera ci soffermeremo doverosamente per una nuova contemplazione adorante, sperando anche che sia al tempo stesso edificante, nel senso che ci aiuti a crescere nell'amore di questo sacramento sulla Santissima Eucaristia. La volta scorsa l'abbiamo introdotto, abbiamo cercato di focalizzare anzitutto appunto la sana dottrina cattolica sull'Eucaristia, sui suoi tre aspetti, ecco, di rinnovazione perenne, ininterrotta dell'unico sacrificio della croce, di nutrimento spirituale dell'anima e di presenza ininterrotta di Gesù in adempimento delle sue promesse in mezzo a noi attraverso la sua presenza nei tabernacoli. In questa seconda parte vorrei un po' soffermare l'attenzione sul nostro rapporto personale con l'Eucaristia e quanto è importante imparare a valorizzare tutti questi aspetti del sacramento dell'Eucaristia perché la nostra vita possa essere cristianamente elevata, significativa. Ecco, ovviamente farò riferimento a un pochino di documenti della Chiesa e soprattutto spero anche ad alcuni passaggi dei prenotanda della nuova traduzione del Messale romano, che come sapete è entrata in vigore recentemente. I prenotanda del nuovo Messale romano sono un piccolo capolavoro veramente di teologia eucaristica. Sono davvero belli e mi permetterei, insomma, sicuramente è già ampiamente praticata questa raccomandazione, ma a mio avviso, nelle diocesi, tra i sacerdoti, ma anche nelle parrocchie, parroco con i fedeli, bisognerebbe trovare il modo di leggere e commentare almeno una parte dei prenotanda alla celebrazione della Santa Messa del nuovo Messale. Per introdurre il tema di oggi, no? Il capitolo primo si intitola Importanza e dignità della celebrazione eucaristica. Soltanto questa prima pericope del paragrafo 16 ci potrebbe tenere per tutta la serata a fare non solo una catechesi di tre quarti d'ora, un'ora, quanto sarà questa, ma che è molto più lunga. Guardate che belle cose. La celebrazione della messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce, attenzione, il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale e per i singoli fedeli. Poi commento, proseguo. Nella messa, infatti, si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. In essa inoltre la Chiesa commemora nel corso dell'anno i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti. Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la messa, da essa derivano e ad essa sono ordinate. Questo paragrafo è qualcosa di straordinario, a mio modestissimo avviso. Allora, numero uno, la messa, il centro di tutta la vita cristiana. Il centro. E questo per la Chiesa universale, cioè per la Chiesa locale,
cioè nelle sue duplice accezioni, sapete, con chiesa locale discutono i teologi, si intende la diocesi o si intende la parrocchia? C'è qualcuno che dice che la chiesa locale indica la parrocchia, invece la diocesi si usa il termine chiesa particolare. Chi invece dice locale si può intendere indifferentemente la diocesi o la parrocchia. In ogni caso, ci siamo capiti. La chiesa universale, la chiesa locale e i singoli fedeli. Prima provocazione. La messa è il centro della mia vita. Adesso vedremo, no? Cioè, un cattolico che non ha interiorizzato la grandezza e l'importanza della messa e dell'Eucaristia è ancora in cammino. Teniamo presente che la nostra santificazione, anzitutto, viene dai sacramenti e dalla loro santa e fruttuosa ricezione. È importantissimo tenere presente, questo è proprio un concetto cattolicissimo, perché noi la salvezza la riceviamo. Non ce la diamo da sola, la riceviamo da nostro Signore e nostro Signore la trasmissione della salvezza l'ha affidata ai sacramenti amministrati dalla Chiesa. Per cui fuori di questo orizzonte io mi colloco fuori della salvezza, quindi sto impedendo, diciamo così, in un certo modo, alla grazia di Dio di raggiungermi. Prosegue, nella messa si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo. In Cristo. Il culmine, che cosa significa? Il culmine significa che se tu vuoi diventare santo, è Dio che ci rende santi. Siate santi perché io sono santo, siate santi come con mio sono santo. Che cos'è che ti fa santo? La messa. Non c'è cosa più grande di questa, non ti puoi inventare niente di più grande di questo. Il culmine dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo. Poi, ma io voglio rendere culto al Padre, voglio attestare a Dio quanto lo adoro, quanto lo amo, voglio offrirgli una cosa degna di Lui. Sai qual è? Vai a messa e partecipa. Dice, ma a messa io non faccio niente, a messa fa tutto, le cose principali le fa il sacerdote, io devo partecipare, adesso parleremo di questo. E dico, certamente. E certo, perché le cose più grandi che tu puoi offrire a Dio non sono le cose tue. Noi dobbiamo partecipare a quello che Dio stesso, prendendo natura umana in Cristo, ha offerto a se stesso. Cioè, la redenzione, se noi ci pensiamo, è stato un atto che Dio ha reso a se stesso. Nessun puro uomo poteva essere nostro redentore. Capiamo adesso qui, non apriamo questi capitoli perché andremo a finire molto molto lontano, ma c'è stata l'incarnazione, cioè la redenzione, sì, è stato offerto da uno che era membro della nostra razza umana, come noi, veramente, ma era anche Dio, perché chi è che può dare a Dio una cosa degna di Dio? Solo Dio! Noi la possiamo dare noi, cioè neanche la creatura più santa di questo mondo può dare a Dio una cosa degna di Dio. E allora qual è il più grande atto di culto che tu puoi rendere a Dio? La messa, perché la messa non è l'atto di un uomo. La messa è sempre atto di Cristo e della Chiesa, sempre. Quindi tu non stai dando una cosa, dici, ma io siamo in Quaresima, offro al Signore un bel digiuno, non è un atto di culto? Certo, è un bellissimo atto di culto, e se lo fai con lo spirito con cui Gesù ha insegnato nel Vangelo, è molto gradito al Signore, ma non è il culmine del culto che puoi rendere al Padre, d'accordo? Non lo è. Ecco. Non solo, quindi c'è questa duplice, attraverso la messa, prosegue, dice la Chiesa commemora, attenzione, ma commemora nella forma, lo spiega più avanti,
il messale stesso, del memoriale, che significa non è un ricordo di una cosa passata, ma è un ricordo attualizzante, cioè un qualche cosa che attraverso il mistero della liturgia viene reso presente e te ne comunica gli effetti. Cioè, per esempio, il tempo che stiamo vivendo nel momento in cui cade questa catechesi, che è la Quaresima non è semplicemente un ricordare che Gesù per 40 giorni è stato nel deserto tentato da Satana e lui ha vinto le tentazioni e così ci ha ottenuto la grazia di vincere anche a noi. Certo che in Quaresima ricordiamo anche questo, ma le grazie e la grazia, diciamo così, ottenute per tutti noi dal Signore durante il suo combattimento nel deserto, ora sono per noi, sono attualizzate. Se tu entri nella Quaresima, vivi la Quaresima, certo che se tu ti chiami completamente fuori, questo non c'è, ma se tu vivi questo tempo, obbedisci a quello che la Chiesa le dice di fare, fallo bene. Tutte quelle grazie lì sono tue, sono attualizzate attraverso il tempo liturgico e in particolare la liturgia nel qui e nell'ora della vita di ogni cristiano. Commemora i misteri della redenzione in modo da renderli in certo modo presenti. Speriamo che quest'anno riusciremo a vivere, sembra di sì, almeno per ora, insomma, i riti della settimana santa. Quelli sono una bomba atomica di grazia del Signore in senso positivo. Io lo dico proprio con, come dire, con tanto amore e con il cuore in mano, no? Non dovrebbe esistere, non vorrei essere offensivo per nessuno, ma non dovrebbe esistere un battezzato che, per esempio, non abbia mai partecipato a una messa in cena Domini, a una messa crismale, a una celebrazione del Venerdì Santo, a una veglia pasquale addirittura, che pure assicuro da sacerdote che ci sono non pochi battezzati che in vita loro non hanno mai visto una celebrazione di questo genere, ci hanno mai partecipato. È proprio un, come dire, uno spreco, è uno sciupio colossale, insomma, di fonti di grazia immense. Sempre questo paragrafo dice: tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la messa. Da essa derivano e ad essa sono ordinate. Uè, tutte le azioni sacre e tutte le attività della vita cristiana, da essa derivano e ad essa sono ordinate. Cioè, noi prendiamo tutte le grazie, tutta la forza e tutta la capacità di compiere ogni cosa buona che noi facciamo dalla messa e poi lì la riportiamo ad offrirla al Signore. Ecco perché la famosa Sacrosanto Concilium, no? E poi il Catechismo della Chiesa Cattolica dicono che la liturgia è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. D'accordo? E non c'è niente di più grande che la Chiesa fa. La Chiesa è proprio Chiesa per antonomasia nella liturgia. Attenzione. Ora, perché cominciamo a parlare della Santa Messa. Noi possiamo essere santificati? Ci sono delle cose che sia per il celebrante che per i fedeli devono essere assolutamente osservate. La riforma liturgica, come sappiamo, è imperniata sul concetto di actuosa participatio, come si dice in termini tecnici, cioè una partecipazione consapevole, attiva, attiva e piena, cito nuovamente i Pronotanda, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità alla liturgia, dice il numero 18, sempre dei Pronotanda del Messale. Si potrà ottenere questo risultato, cioè che tutti traggano abbondanza di frutti dalla Santa Messa, se tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli ad una partecipazione consapevole, attiva,
piena, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità, partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo. Allora, come si realizza tutto questo? Dobbiamo andare semplicemente a commentare rigo per rigo queste parole. Allora, come in tutte le cose importanti, cioè noi per ogni cosa importante ci prepariamo o no? Se io devo fare un intervento, una catechesi o qualcosa del genere, io mi devo un minimo preparare. Non posso, anche se in qualche modo si riesce proprio completamente a improvvisare, specialmente se si tratta di una cosa importante, no? Non è possibile. Se dobbiamo sostenere un colloquio, una prova o qualunque cosa, dobbiamo prepararci, dobbiamo starci con la testa. Allora, la preparazione, la Santa Messa si vive come tutte le cose, prima, durante e specialmente quando si fa anche la comunione, dopo, prima, durante e dopo. Allora, prima della Santa Messa c'è una preparazione, come dire, remota che l'abbiamo già visto. Tutte quante le attività del cristiano sono ordinate alla messa, partono da lì e tornano lì. Quindi usciamo noi da una messa, ecco, e cominciamo già a vivere in funzione della prossima a cui parteciperemo. È chiaro però che c'è anche una preparazione prossima, immediata, che quanto meglio viene curata e tanto maggiori sono i frutti che si ricevono dalla celebrazione. Qui non ci sono dogmi di fede, d'accordo? Ci sono delle raccomandazioni. Raccomandazioni, che cosa significa? Significa che poi tu, in base alle tue possibilità, alla tua sensibilità, alla tua coscienza, dovrai vedere se, come e quanto mettere in pratica. Allora, c'è un minimo indispensabile. Allora, il minimo indispensabile è che si arrivi prima che la Santa Messa cominci. Su questo credo che tutti i fedeli dovrebbero fare un minimo di attenzione. È brutto arrivare a messa cominciata. Anche qui io specifico sempre, a meno che non ci sia stato un problema oggettivo, cioè io sono uscito mezz'ora prima, ho trovato un incidente, cioè quello che non dipende dalla nostra volontà è sempre fuori, d'accordo? Nessuno deve giudicare o fare cose di questo genere, ma ordinariamente, essendo una cosa importante, io arrivo per tempo, cioè se c'è un appuntamento con il vescovo, io devo arrivare almeno 10 minuti prima. Devo partire per tempo, non posso rischiare che ho appuntamento con il vescovo e arrivo un quarto d'ora dopo, perché è un atto da grandissimi, perdonatemi, cafoni, no? Pensiamo se c'è appuntamento col Papa, d'accordo? O se c'è appuntamento con una persona importante. Non possiamo noi fare ritardo, perché certamente se c'è appuntamento col vescovo, sto ascendendo e c'è un incidente, dico, Eccellenza, mi dispiace, ho avuto un incidente, che devo fare? Non vengo più o vengo un'ora dopo? Il vescovo mi dirà: vieni un'ora dopo, metti tutto a posto. È evidente questo qui, no? Allora, la puntualità è il minimo. È chiaro che, come tutte quante le cose, qui le raccomandazioni del messale sono una partecipazione esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità. Allora, voi capite, no? Se io passo dal tran tran quotidiano
dal traffico, dagli spostamenti nel senso di arrivare in chiesa. E arrivo, boom, di botto, che arrivo proprio, che il prete sta uscendo e sta facendo già il segno della croce. Come faccio materialmente a entrare, a gustare, a cominciare a partecipare con partecipazione interiore e ardente di fede e speranza e carità? Un pochino difficile. Quindi, se anziché arrivare 2 minuti prima, i minuti diventano 5, meglio ancora. Se diventano 10, meglio ancora. In molte parrocchie, quasi tutte, quantomeno nei giorni feriali, questa è una cosa che sarebbe da fare anche nei giorni festivi, io cerco di farla per quanto possibile nella mia parrocchia, si dice il rosario prima della Santa Messa. Non soltanto perché il rosario è una preghiera bellissima, che più la facciamo e meglio è, ma perché quella mezz'ora, che comincia a essere non più 5 minuti, 10 minuti, è un'ottima preparazione alla Santa Messa. Ben fantastica, d'accordo? Comincia ad essere veramente una buona preparazione. Tu arrivi in chiesa con calma, 2 o 3 minuti prima che dice il rosario, ti ambienti, preghi, capito? Entri, capito? Piano piano, quindi se sei fatta 50 Ave Maria, 5 Padre Nostro, eccetera, eccetera, arrivi che già stai in un clima di preghiera, quindi sarai facilitato a partecipare bene alla Santa Messa. I più bravi, oltre questo no, fanno una preparazione di un'ora alla Santa Messa. Questo sarebbe proprio il top. Se posso dire subito il top, per quanto riguarda la messa, se mi si permette, come dire, prendere in prestito un'espressione che si usa per una delle cose più belle che esiste, la verginità della Madonna, sappiamo, no? Che era prima, durante e dopo il parto. Così con la messa c'è il prima, il durante e il dopo. Ecco, uno e uno. Questo sarebbe proprio il top, cioè un'ora di preparazione per le messe festive, circa un'ora di celebrazione. È un'ora di ringraziamento. Ah, questo proprio. Se adesso non voglio mettere, ho già detto prima, non voglio mettere cappi al collo a nessuno, questi non sono obblighi sanciti dal diritto canonico, né sono dogmi di fede, eccetera, eccetera. Quindi sono cose a cui, se siamo mossi, diciamo così, dall'amore e ci proviamo a pensare, credo che il nostro cuore ci può un pochino arrivare, no? Ci può arrivare. I santi andavano anche oltre, insomma, facevano anche. Però, ecco, l'ottimo, si dice che è sempre nemico del bene, quindi il minimo è arrivare 5 minuti prima. Il massimo è fare un'ora di preparazione, per quanto riguarda il prima. D'accordo? Durante la preparazione, oltre al rosario, puoi fare qualche bella lettura, puoi meditare un po' sulla passione di Gesù, puoi farti un colloquio con il Signore, e di cose da fare ce ne stanno quante vogliamo, d'accordo? Di cose da fare, tra virgolette, perché poi, insomma, nella preghiera è un fare un po' particolare, no? Oh, poi la Santa Messa dobbiamo partecipare interiormente ed esteriormente. Allora, con una compostezza, diciamo così, esteriore ed interiore, cioè che l'amore ti farà da guida, insomma, no? Quindi rispondere bene, cioè la messa del Novus Ordo è messa che prevede tante forme di dialogo e di partecipazione dei fedeli, che vanno vissute bene. Cioè, allora, il segreto per la santità è che quello che ci viene detto da fare dalla Chiesa per una determinata questione, io lo faccio con la massima perfezione possibile. D'accordo? E tra l'altro, se uno legge bene i nuovi prenotanda, e ci sono delle cose stupende, per esempio,
Chi conosce anche il veto sordo della Santa Messa, che è bellissimo, d'accordo? Io non ho nessuna difficoltà, cioè, sono diversamente bellissimi entrambi. Per esempio, nel veto sordo ci sono delle parti della Santa Messa, cioè in particolare l'offertorio e la preghiera eucaristica, che si vivono nel più assoluto silenzio. Adesso no, perché la messa viene celebrata tutta quanta ad alta voce. Ma se uno legge bene i prenotanda, tutto quel silenzio che la messa antica concentra in alcuni momenti particolari è vissuto, è come dire, spalmato lungo tutto l'arco della celebrazione. Qui bisogna andare a prendere i prenotanda del Messale Romano, io non li posso leggere perché diventa pesante. Fidatevi, perché io li ho letti tutti, d'accordo? Con molta attenzione. Allora, primo momento di silenzio, quando il sacerdote invita all'atto penitenziale, cioè fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. C'è una breve pausa di silenzio, quella va fatta. Senso di quel silenzio, metterti alla presenza di Dio e riconoscerti peccatore. È un momento, ma è un momento intenso. Secondo momento di silenzio, dopo l'atto penitenziale, l'assoluzione, prima dell'orazione colletta. Preghiamo, dice il sacerdote, non deve recitare subito la preghiera. Anche lì c'è una breve pausa di silenzio. Perché? Perché la prima preghiera delle tre presidenziali che fa il sacerdote si chiama colletta, dal latino collatum, cioè porto insieme. È un momento in cui, certamente in maniera veloce, istantanea, anche con un pensiero, ogni fedele si rivolge a Dio per dirgli la propria intenzione: Signore, sto a questa messa per la conversione di mio marito, per esempio, adesso non lo so, Signore, in questa messa ti chiedo questa grande grazia, Signore, e fammi vivere questa messa come se fosse l'unica della mia vita, quello che te pare, d'accordo? Cioè, è un attimo di silenzio in cui i silenzi non sono vuoti, d'accordo? Da riempire guardando l'orologio. E diciamo, vabbè, facciamolo passare. No, sono silenzi in cui tu sei invitato, tu, a entrare in intimo, personale dialogo con Dio. Queste cose, innanzitutto, bisogna saperle, poi bisogna viverle. Ancora, il silenzio, sempre nel nuovo messale, è previsto ed è possibile una breve pausa di silenzio dopo la prima lettura, dopo il salmo responsoriale. Dopo la seconda lettura e più lunga, dopo l'omelia, ci si siede e si fa proprio una sosta di silenzio. Guardate le celebrazioni presiedute dal Papa, dopo l'omelia quanto dura il silenzio e nessuno si lamenta, d'accordo? Perché lì è importante, perché cosa servono questi silenzi? Qui sono diversi. A interiorizzare quello che tu hai ascoltato dalla proclamazione della parola di Dio e dalla spiegazione che ne ha fatto colui che presiede. Ancora, i momenti di silenzio super, l'offertorio si può recitare sottovoce e in silenzio, sia quando è accompagnato con il canto, sia quando non è accompagnato dal canto. Poi ci sono i due grandi silenzi adoranti, quando il sacerdote eleva l'ostia e quando il sacerdote eleva il calice. D'accordo? C'è il silenzio prima della comunione. Il sacerdote fa delle preghiere private prima della comunione. Nessuno vieta ai fedeli di fare altrettanto. E c'è la pausa più lunga dopo la comunione, dove è proprio previsto un tempo liturgico, certamente non troppo prolungato, perché la liturgia, come dire, non ha questa attitudine, perché deve comunque tendere verso la conclusione, però ci si ferma. Quindi il silenzio più lungo è appunto quello dopo la comunione. Perché
è l'inizio di quel tempo di ringraziamento che tutti i fedeli, certamente, sono poi invitati personalmente a fare. Questo si trova tutto quanto nella struttura nuova e si trova tutto quanto nei pronotanda nuovi del Messale. Ora, tutte quante le preghiere che si dicono durante la messa vanno dette bene. L'atto penitenziale va detto bene, quando c'è il gloria va detto con tutto il cuore, stando in piedi, quando c'è il credo va detto con tutto il cuore. La risposta al salmo responsoriale dobbiamo dirla, non dobbiamo stare muti, d'accordo? Tutte le preghiere fatte dai fedeli, le acclamazioni, vanno tutte quante recitate, quando c'è l'acclamazione al Vangelo, quando dobbiamo rispondere al Vangelo, il Signore, dal Vangelo gloria a te, o Signore, facendoci i segni della croce, tutto è tutto quanto bellissimo, tutto quanto intensissimo. Ecco, alla messa bisogna partecipare bene. Bene. Facciamo un'affacciatina al Catechismo della Chiesa Cattolica. Adesso passiamo un attimo al numero 1389. A proposito sempre della Santa Messa e della Santa Comunione insieme. La Chiesa fa obbligo ai fedeli di partecipare alla Divina Liturgia la domenica e le feste e di ricevere almeno una volta all'anno l'Eucaristia, possibilmente nel tempo pasquale, preparati dal sacramento della riconciliazione. La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la Santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, o ancora più spesso anche tutti i giorni. Vedete che anche ancora una volta qui compare, perché anche nella legge della Chiesa c'è il minimo e il massimo, non soltanto diciamo così nelle indicazioni spirituali per favorire la maggiore fruttuosità nella ricezione dei sacramenti, ma anche proprio nella legge, proprio legge della Chiesa. A messa quando è che si deve andare? Abbiamo imparato, la domenica e le feste di precetto. La comunione quando è obbligatorio farla? A Pasqua o nel tempo pasquale. Il Catechismo di San Pio X specificava anche il viatico prima di morire. Però quando è raccomandata? Raccomandata il più spesso possibile. Tutte le domeniche, se sei in condizione, tutti i giorni, meglio ancora. Noi pensiamo, Gesù ha istituito la messa perché noi ci partecipassimo quanto? Chi ha questo amore, chi ha questa sensibilità e c'è anche la possibilità materiale, perché ci partecipi tutti i giorni. Cioè non sorge il sole, cioè, i padri della Chiesa quando dicevano dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè non avevano dubbi che il pane quotidiano è prima l'Eucaristia e poi quello normale. Cioè, voi sapete che ci sono apparizioni, tanto tutti capiscono quali sono anche se non le nomino, dove si raccomanda il digiuno del mercoledì e del venerdì, ma il digiuno del mercoledì e del venerdì è una cosa antichissima. Cioè il quarto e il sesto giorno della settimana erano giorni di digiuno, ma dal terzo, quarto secolo, d'accordo? Quindi, cioè il digiuno, i cristiani hanno fatto sempre, il digiuno dal cibo però, perché il quarto e il sesto giorno si fa digiuno dal mangiare del corpo, ma dall'Eucaristia si fa digiuno mai. Quindi pensate un po', purtroppo, la differenza che c'è tra il contesto attuale e quello di un tempo, no? Oggi digiuni se ne fanno quasi più nessuno e invece digiuni dalla comunione acci picchia. Quanti se ne fanno, no? Quanta gente sta morendo proprio, sta facendo morire di fame la propria anima. D'accordo? Quindi, allora, fatto queste considerazioni, ecco, prima adesso di trattare di qualche argomento un pochino specifico, no? Allora, piccola parentesi. Le cose che vi ho letto, alcune, sono appunto tratte dai pronotanda del nuovo della nuova traduzione del Messale romano. Penso che tutti sappiate, io anche sono stato, insomma,
bombardato di mail e di questioni, tutte le polemiche che hanno accompagnato il nuovo messale cosiddetto, che è appunto cosiddetto perché questo non è il messale nuovo, questa è la traduzione, che non era ancora stata fatta, della seconda, della nuova edizione tipica del messale romano in lingua latina, che non era stata fatta, cioè quella che noi abbiamo adoperato era ancora la traduzione arcaica in lingua volgare. E tutte quante le conferenze episcopali piano piano hanno adeguato le traduzioni. Ora, io posso dire, sono un prete, insomma, adesso ormai sono oltre 2 mesi, che quasi 3, insomma, che è entrato in vigore. Allora, il nuovo messale è, a mio avviso, molto superiore rispetto al precedente. Le traduzioni delle preghiere eucaristiche sono assolutamente spettacolari. Ve lo dice uno che, mi dispiace doverlo dire, può veramente, umilmente, un po' di latino lo conosce, quindi sono in grado di andare a vedere, come dire, rispetto a quello che è stato scritto, come era il testo originale. Cioè, alcune cose erano veramente mal tradotte e sono state invece tradotte molto meglio, specialmente alcune preghiere eucaristiche. Capite? Anche la famosa preghiera eucaristica 2, che è quella che si sente purtroppo fare un po' troppo spesso, e dico questo perché nei pronotanda stesso c'è scritto, lo posso anche leggere testualmente, o meglio, nelle precisazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che nel nuovo messale ci sono 10 preghiere eucaristiche, lo sapevate? Sono 10, la 1, la 2, la 3 e la 4, la riconciliazione 1 e la riconciliazione 2, la quinta A, la quinta B, la quinta C e la quinta D. Capite che significa 10 preghiere eucaristiche? Vuol dire che se tu vai a messa per 10 giorni differenti, potresti sentirti 10 preghiere eucaristiche differenti. E vi assicuro, le faccio tutte e 10 senza nessun problema e le vario in continuazione, sono una più bella dell'altra. Cioè, c'è una ricchezza che è perseguita attraverso appunto questa immensa varietà dei testi, così come nelle letture bibliche. Ci abbiamo 3 cicli liturgici festivi, il doppio anno liturgico per quanto riguarda le messe feriali. Cioè, se uno va a messa tutti i giorni e c'è un sacerdote, che un parroco, che ha la pazienza e la bontà di fare una breve spiegazione della parola di Dio quotidiana, ma un fedele con una decina d'anni diventa ben acculturato da un punto di vista biblico, perché cioè, si è letta quasi tutta la Bibbia e non una volta sola, se l'è letta e se l'è sentita commentata, insomma, no? Quindi, cioè, sono cose belle. Allora, io vorrei consigliare, ecco, a chi ascolterà questa catechesi, anche ai miei cari amici che seguono la diretta, ma penso che lo sanno perché io cerco di dare un pochino uno stile un pochino differente, insomma, no? Allora, quando ci stanno queste cose, chiudiamo le orecchie ai titoli giornalistici, ai giornali. Mi ricordo, è cambiato il Padre Nostro, è cambiata la consacrazione all'Eucaristia, adesso non c'è più l'Epiclesi, c'è la Rugiada dello Spirito Santo, c'è questo, c'è quell'altro. Qualcuno mi scriveva: la messa sarà ancora valida, la consacrazione sarà ancora valida. Poi ha cambiato. Cioè, dico, ragazzi, ragazzi, dico, che stiamo a fare? Stiamo tranquilli, cioè, non andiamo dietro cioè, oggi viviamo in un mondo, purtroppo, in cui su questi social networks, io li uso, d'accordo, ma chiacchierano tutti quanti. Cioè, già ci abbiamo i media e ci fanno una testa tanta, no? E qui, e noi dobbiamo stare anche un pochino, cioè, l'uso che dobbiamo fare, a mio avviso, di questi strumenti è un uso sempre abbastanza attento, perché c'ha senso andarsi a fare, come dire, sconvolgere, turbare. Cioè, io ho ricevuto mail, cose di questo genere, dico, ma chi te le ha dette queste cose?
Ma no, perché ho letto quel posto, questo, quell'altro, l'articolo di tizio di cade sempre. Ma c'è qualche ricetta medica che ti ha ordinato di andare in giro a avvelenarti in questo modo? Campa tranquillo, campa, no? Cioè, dico, questo cioè, il messale promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana, da quelli che hanno l'ordine dell'episcopato, ma lo sapranno quello che stanno a fare, no? Perché cioè, state tranquillo, fa fare loro il lavoro loro, cioè, tu fai il lavoro tuo. Capite? Tanto per ritornare, perché questo ci tenevo a leggerlo, lo voglio un attimo riprendere al volissimo, perché è proprio una precisazione della Conferenza Episcopale Italiana a proposito della pluriformità. Allora, il sacerdote che presiede la celebrazione, cui spetta di volta in volta la scelta della preghiera eucaristica, attenendosi con diligenza alle norme indicate, ricerchi una piena sintonia con la natura della celebrazione, il tempo liturgico e le caratteristiche dell'assemblea presente. Dovrà inoltre favorire una proficua alternanza tra le diverse preghiere eucaristiche che il messale riporta, una proficua alternanza, valorizzando appieno la straordinaria ricchezza dei testi. C'è un'altra bellissima considerazione che riguarda, per esempio, non soltanto i fedeli presenti, ma il sacerdote celebrante. Io l'ho condivisa con qualche confratello, insomma, no? Guardate, la trovo subito tanto, eh? Il presbitero, questo è il numero 93 dei prenotanti, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell'ordine, presiede il popolo fedele radunato in quel luogo, in quel momento ne dirige la preghiera, gli annuncia il messaggio della salvezza, eccetera. Fate attenzione a questa espressione, questo riguarda il sacerdote. I celebranti, specialmente i parroci, questo se lo devono leggere e lo devono meditare. Pertanto, quando celebra l'Eucaristia, deve servire Dio e il popolo, sentite che belle parole, con dignità e umiltà. E nel modo di comportarsi e di pronunciare le parole divine, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo. Questo sta scritto nei prenotanda del nuovo messale, numero 93. Capite che è una bellissima esortazione a quella che si chiama tecnicamente l'ars celebrandi. Quando celebra l'Eucaristia deve servire Dio, perché il sacerdote dinanzi a Dio si trova, ma anche dinanzi al suo popolo. Come? Con dignità ed umiltà. E nel modo di comportarsi, quindi come si muove, la cadenza del parlare, non avere fretta e di pronunciare le parole divine, quindi l'amore con cui proclama il Vangelo, con cui predica, con cui legge le preghiere, soprattutto con cui consacra, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo. È bellissimo, no? Quindi, la Santa Messa. Vediamo al dopo il ringraziamento, dopo che si è fatta la Santa Comunione. Allora, la Santa Comunione è la cosa più bella e più santa che possa esistere nel mondo. Allora, lo dico subito, cioè non esiste contatto con Dio più grande che noi possiamo avere di quello che si realizza con la comunione sacramentale. Ecco, io figlioli miei cari, posso dire, io, se c'è una pena grande che porto nel cuore da parroco, da pastore, è l'impressione, spero che sia un'impressione infondata, sarei la persona più felice del mondo se questo fosse, che il contatto di molti fedeli, purtroppo, con la Santa Comunione sia molto, molto, molto
superficiale. Molto. Perché dico questo? Perché mi capita ben di rado e mi è sempre capitato di rado, cioè io sono sacerdote da quasi, quanti sono? Quasi 17 anni. Sono stato, diciamo così, in tre diverse comunità parrocchiali, di tre contesti, tra l'altro, come dire, ambientali, culturali differenti, una parrocchia del pieno centro di Latina, una parrocchia della periferia di Latina e adesso attualmente una parrocchia di un paesino, ecco, delle colline di Latina, quindi una realtà molto differente. Però questa cosa, certo io, qualcuno dopo tanti anni di ministero e di parole spese comincia a comprenderlo, ma sono sempre una minoranza. Allora, il discorso è questo qui: la Santa Comunione certamente è un sacramento, quindi c'ha una virtù di santificarci assolutamente intrinseca e oggettiva, d'accordo? Per questo che per esempio si porta la comunione anche ai malati, li si spinge un pochino, li si esorta un po', no? O alle persone moribonde, perché i sacramenti hanno sempre una dimensione oggettiva, d'accordo? Per cui riceverli, purché ci sia quel minimo di disposizione, sono sempre da amministrarsi, chiaro. Tuttavia, come da sempre la Chiesa ha insegnato, i frutti che vengono prodotti dipendono da come vengono recepiti. Ora, tutti i santi hanno insegnato che è una grande mancanza di delicatezza verso il Signore non trattenersi con Lui dopo che lo si è ricevuto. Punto primo, perché è un torto che gli si fa, cioè Gesù è contento di stare nella nostra anima, di stare con noi, è felice. Chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta, per esempio, saprà che Gesù, come dire, smania, attende che i suoi figli facciano la comunione, non vede l'ora, d'accordo? E quando una persona è in condizione di poter fare la comunione, quindi sta in grazia, la deve fare, perché io ricordo ci sono delle parti di scritto dove dice, cioè, che non farlo, come dire, dice, mi dispiace a me, dispiace di più al Signore, è una cosa bellissima. Ecco, però è anche vero che si lamenta spesso, sempre in questo stesso contesto, della superficialità e della grossolanità con cui questo viene fatto. Come mai, se basterebbe una messa e una comunione fatta bene a diventare santi, non diventiamo tutti quanti santi? D'accordo? Punto interrogativo, come mai? Perché non si vive bene dopo. Ora, la Santa Comunione è anche il momento in cui, se uno impara a fare ringraziamento, io questo lo metto nero su bianco, è impossibile che questo non accada. Farà esperienza di quella che Sant'Ignazio di Loyola, per citare un grosso maestro di spirito, chiama la consolazione spirituale. Io vorrei tanto, spero che molti sappiano cosa sia, ma vorrei sapere quanti fedeli cattolici, ecco, trovando poi la descrizione della consolazione spirituale che da Sant'Ignazio possono dire, io questo l'ho vissuto. Cioè avvertire la presenza del Signore, avvertire il suo amore, e sentire la sua dolcezza, vedere come la nostra anima è infiammata di desideri, di ardori, di amore verso il Signore, che noi capiamo che non è farina del nostro sacco, perché passato poi quel momento, sì, certo, io al Signore le voglio un pochino di bene, ma non sto così come sto, come quando sto a contatto col fuoco. Ora, siamo sicuri che questo l'hanno vissuto in tanti tra i cattolici? Io lo spero. Si può vivere questo con quei 2 minuti, 3 minuti che passano tra la comunione, 4 e la benedizione del sacerdote prima che uno scappa? Io ho qualche dubbio.
La Chiesa ha sempre insegnato che la presenza reale di Gesù cessa col cessare delle specie eucaristiche. Tante volte ho detto che la media con cui dura la presenza di Gesù in noi sono circa 15 minuti. Voi immaginate una persona che esce di corsa dalla Chiesa portandosi a spasso Nostro Signore, cioè è vero che non si rendono conto molti fedeli, ma da un punto di vista oggettivo, ma proviamo a renderci conto, no? È così brutto, è così noioso rimanere un po' di tempo con Gesù dopo che ce l'hai nel cuore, punto interrogativo. È così doloroso. Cioè, che devi fare? Cioè, io vorrei tanto capire. Cioè, il tempo che noi diamo al Signore, il tempo che noi diamo, cioè il tempo dopo la comunione, è il tempo più santo che esiste. Che devi fare? Che cosa si deve fare? È fondamentale interiorizzare queste realtà. Ci sono alcuni fedeli che si lamentano. Ah, ma la sera io vado a messa, dopodiché 5 minuti dopo viene il sagrestano e ti dice che devi uscire. Allora, problema reale? In parte. Mi racconto un episodio famoso di San Domenico Savio. San Domenico Savio una volta voleva fare l'adorazione eucaristica, poi ne parliamo la prossima volta, no? Eventualmente. E trova la chiesa chiusa. Che cosa ha fatto secondo voi San Domenico Savio? Che ha fatto? È andato a casa? Ha fatto? Si è messo in ginocchio davanti al portone e è rimasto lì fermo in ginocchio un'ora davanti al portone. L'hanno incontrato i suoi amichetti e hanno detto, dice, Domenico, ma che stai a fare qua davanti? La chiesa è chiusa, che stai a fare? Dice, è chiusa. Che significa che la chiesa è chiusa? Cioè, davanti al tabernacolo c'è una porticina, giusto? Adesso ne è chiusa un'altra, ce ne stanno due, ma qui dietro c'è sempre Gesù. E io Gesù lo adoro lo stesso. Ora io capisco la lamentela di tanti fedeli, no? Ma proviamo a vedere se in una chiesa, come dire, ti sbatte fuori il sagrestano, come dice qualcuno, perché deve chiudere la chiesa, esci, fai un bell'atto di umiltà, non ti metti a giudicare il prete che ti sbatte fuori. Esci e ti rimani davanti alla chiesa, ti metti in ginocchio a fare ringraziamento. Problemi? Aspetta che qualcuno glielo vada a dire al parroco. Ti immagini una cosa del genere se gli viene riferita al parroco? Come si sentirà quel parroco? Come si sentirà? Capite come noi combattiamo le nostre, tra virgolette, battaglie, no? I modi con cui le combattiamo. Uno può dire: ah, questo prete mi caccia dalla chiesa, ah, è il primo lui che non ci crede, mi sbatte fuori a destra e a sinistra, ecco qua, e io non posso fare manco 5 minuti di ringraziamento, guarda come siamo ridotti. Lamentele, come dire, apparentemente legittime. Però è più bello mettersi in ginocchio fuori dalla chiesa, secondo me. Capite? Altra grande questione sorta in questo periodo, non vi dico le mail che ho ricevuto, anche qui ho dovuto scrivere un articolo sul blog. Adesso ci sono, in molte parti, non è un mistero, delle restrizioni, quindi delle compressioni del diritto del fedele, che è un diritto di scegliere il modo che ritiene più opportuno di accostarsi alla Santa Comunione. Non c'è bisogno che io dica, lo sanno tutti, insomma, cosa ho sempre raccomandato per quanto riguarda la Santa Comunione e cosa sempre raccomanderò. Io sono d'accordissimo e sono convintissimo che il modo migliore, lo sono sempre stato, lo sono e sempre lo sarò, di accostarsi alla Santa Comunione e di ricevere Gesù per quanto riguarda un fedele, in ginocchio e in bocca. Sono i segni massimamente espressivi di cosa? Primo, dell'adorazione. E secondo, riceverlo in bocca è dire: io non faccio come con il cibo normale,
che me lo prendo da solo e me lo mangio. Questo è un cibo spirituale, che lo dicevo dal sacerdote, d'accordo? Quindi sono tutte quante delle delicatezze, come dire, che ci aiutano a interiorizzare il tutto. Ora, ci troviamo in questo tempo. Che cosa vogliamo metterci a fare? Punto interrogativo. Vogliamo metterci a, come dire, a giudicare i vescovi, a criticare i vescovi? Attenzione che poi su queste cose noi non vorrei, non voglio, cioè, provate alla luce di quello che ho detto prima. Noi sappiamo, la Chiesa italiana, non solo la Chiesa italiana, ha scelto una linea di condotta, come dire, di collaborazione, di cooperazione, insomma, di non mettersi di traverso rispetto alle autorità civili che stanno ricevendo questa emergenza. Giusto o sbagliato che sia, ognuno può farsi la propria opinione personale. Ora, tu però pensa, no? Perché io adesso sono un povero prete, però tu mettiti dalla parte, cioè, tu pensa se dinanzi a certe cose uno avesse detto: ah, sentite ragazzi, voi fate gli affari vostri, noi siamo chiesa, decidiamo noi, facciamo come ci pare, con il clima che ci sta adesso in giro. Ah, i cristiani sono untori, non gli importa della salute pubblica, fanno propagare il virus. Cioè, io personalmente mi dispiace questo stato di cose. Ci soffro e ci ho sofferto, anche se obbedisco e, come dire, e mi adeguo. Però prima di sparare, bisogna cercare di capire le situazioni, di mettersi dentro certi contesti, di comprendere anche il tipo di mondo in cui ci stiamo muovendo adesso. E non sparare subito a zero. Noi dobbiamo pregare per tutti i nostri pastori perché siano sempre prudenti e sappiano guidare bene il popolo di Dio. Io direi di essere sempre molto molto cauti perché dentro l'attuale clima. D'accordo? Quindi adesso in ogni caso, cioè, voi capite, no? Cioè, se io ho una restrizione che mi è imposta dall'alto, allora che cosa faccio? Non mi accosto alla comunione, mi accosto di... Allora, queste sono valutazioni che uno fa in coscienza. Bisogna sempre capire un principio fondamentale. Uno, cioè, se io mi trovo nella Chiesa e le autorità della Chiesa hanno dato delle disposizioni, io magari ho anche provato a umilmente a parlare, a dire, ma magari si può in un altro momento, ci sono delle forme con cui si può andare incontro anche a queste esigenze, e ho trovato la porta chiusa. Allora, se io mi dovessi accostare alla comunione facendo una cosa che di per sé non farei mai, d'accordo? Perché io, se potessi scegliere, mai mi accosterei alla comunione prendendo Gesù in mano. Ma in questo contesto, cioè, noi pensiamo che il nostro Signore ammesso che questa cosa non sia, come io personalmente penso, fermo restando che è legge della Chiesa, quindi che non è peccato, ma non è la forma migliore per accostarsi alla Santa Comunione, io ne sono stato e continuo ad esserne convinto. Quindi la cosa più gradita, però un conto che dire una cosa è più gradita al Signore, un conto è dire che fare un'altra cosa è peccato, questo non si può dire, non si può e non si deve dire perché non è vero, d'accordo? Anche perché dovremmo dire che fino al V secolo, quando tutti i primi cristiani facevano la comunione in mano, come è storicamente accertato, facevano tutti quanti peccato, insomma, quindi questo è completamente fuori dal mondo, d'accordo? È chiaro che poi c'è stata una crescita, un'evoluzione in cui abbiamo compreso, insomma, tutte queste cose qui. Ora, questa è una situazione contingente, per cui spetta la coscienza, dico, ma è giusto per me privarmi del cibo spirituale che è l'Eucaristia a causa di questa restrizione? Cioè, noi dobbiamo sempre capire che circostanze eccezionali e straordinarie, non prevedibili, richiedono parametri di discernimento adatti alla circostanza eccezionale. Quindi uno deve fare un discernimento, deve vedere la situazione, deve parlare con i propri pastori con molta umiltà, vedere qualora abbia delle riserve, se si trova una soluzione. Dopodiché, alla luce di quello che emerge, davanti al Signore, deve fare un discernimento che tenga conto, anzitutto, del bene spirituale della propria anima. Fermo restando, perché questi sono i grandi tempi di prova, no?
passato questo tempo, cioè una persona che ha comunque a cuore, cioè che crede che anche nei gesti esteriori sia importante, io personalmente lo credo, accostarsi al Signore in un certo modo, ricomincerà a farlo come prima e meglio di prima. Però, ecco, ricordiamo sempre, l'esteriore deve sempre andare d'accordo con l'interiore, cioè detto fuori, cioè se tu ti fai la comunione, come dire, in ginocchio e in bocca, ma scappi dopo la benedizione, sì, hai fatto una cosa bella, ma ancora incompleta. Perché il ringraziamento è quello che ci permette di trarre tutti quanti i frutti della Santa Comunione. E quello che è non possibile, dobbiamo al nostro Signore. Perché stiamo vivendo una situazione che non è il nostro potere controllare. E non è neanche giusto, non è giusto né bello, ecco, che un fedele rimanga a lungo privo del nutrimento eucaristico perché nel cuore, avendo una sensibilità diversa, non solo rispettabilissima, ma visto, ripeto, la migliore, ma che non può essere soddisfatta, debba restare a meno, perché deve andarci a rimettere lui? Quindi occorre fare un discernimento personale, ecco, tenendo presente queste situazioni. Bene. Completeremo, se Dio vuole, il discorso sull'Eucaristia la prossima volta. Dobbiamo ancora parlare dell'adorazione dell'Eucaristia, non si parla mai abbastanza. Ecco, su questo punto particolare che abbiamo visto, io dico queste cose che dico, il giudizio spetta sempre alle singole coscienze. Quando facciamo la comunione è sempre la coscienza che deve dare un giudizio, se farla, quindi se sto in grazia, se ho fatto il digiuno, se non ho fatto il digiuno. E il giudizio sul modo di accostarsi alla comunione e anche su come dire, interfacciarsi con questa situazione contingente. L'unica cosa che da sacerdote mi permetto, insomma, di sottoporre l'attenzione dei fedeli è attenzione a non rimanere troppo tempo privi del nutrimento eucaristico, perché quello poi diventerebbe una cosa che può non fare bene alla nostra anima. Ecco, per cui, ecco, se si trova una modalità, diciamo così, di compatibilità, bene, altrimenti si faccia sempre un buon discernimento. La mia benedizione a tutti, ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana. A presto.